dispiace dover parlare solo ora, speravo di non doverlo fare. Ieri sono state dette delle cose molto brutte e a parer mio in televisione, questa non è televisione, ragazzi. Questa non è televisione, è davvero uno schifo. E hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile, che mi fa accapponare la pelle e mi si è creato attorno. Predicano tanto il cercare di difendere le persone che vengono bullizzate, di fermare il bullismo, il cyberbullismo, ma con questa storia ne hanno creato ancora di più attorno a me. E in questo momento io non sto bene, non sto bene perché sto subendo tanto dolore, tanto male, che le persone neanche riescono a capire quello che io sto facendo. La cosa che mi ha dato, che mi ha fatto molto male è stato anche essere venduto da parte di una mia amica, perché sono stato venduto, ha venduto uno dei suoi migliori amici in televisione in cambio di, non lo so, due spicci, qualche visibilità. Io un segreto non riuscirei mai a raccontarlo, tantomeno in diretta nazionale. E sfido chiunque di voi a fare una merdata del genere a un amico, mi vergognerei, mi vergognerei. E parlare poi di cose mie passate, sputtanandomi, perché la violenza che io ho subito, la violenza che ho subito sul mio corpo, non l'ha provata lei, non l'ha provata nessuno, solo io posso sapere come sono stato. E non voglio neanche giustificarmi in realtà, perché è la mia vita, è privata e non voglio che diventi un circo come lo sta diventando. Tutto qua. Per concludere, poi vorrei dirvi che oltre alla violenza fisica, io ora sto avendo anche una violenza psicologica, quindi se siete anche voi degli esseri umani, basta, basta. Abbiate un po' di cuore, abbiate un po' di pietà nei miei confronti perché non sto bene e voglio mettere una pietra sopra tutto questo. Non so neanche cosa dovrò fare adesso, ma sicuramente è davvero tutto un grande schifo. Non so che dire. Ci tenevo anche a chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso. E con queste storie non voglio fare pietà a nessuno, ma solamente raccontarvi o coinvolgervi in quello che io ora sto passando. E spero di tornare presto col sorriso e spero che questa storia, questa messa in scena, questa ridicola, questo ridicolo teatrino che hanno tirato su non copra tutto quello che ho fatto io in passato. Le battaglie per cui mi sono battuto, la mia creatività, la mia arte, perché oltre a queste cose, dicevo perché oltre a queste cose che non mi appartengono, ho capito quanto fa schifo questo circuito. Tutti sono falsi, tutti sono schifosi, tutti sono pronti a pugnalarsi alle spalle. Spero chi davvero mi conosce che possa non dimenticare quello che io realmente ho da dare, da offrire. E infatti spero di tornare con un mio bel video e dei bei contenuti, che è quello che io so fare al meglio. E vi abbraccio.